E ciao ragazzi, sono Adri, bentornati su questo benedetto cazzo di canale. Sì, sì. Ce l'ho fatta riportare un gameplay dopo tipo 2 mesi. Forse. Allora vi spiego un po' com'è andata, prima di passare alla vera e reale partita. Intanto ne approfitto per dirvi che nella partita ci saranno le nuove maglie della stagione 2021-22. Quindi le potete tranquillamente vedere in gioco tra poco. Comunque sia, che fine ho fatto? Mi sono trasferito a Roma, come l'avete ben visto, sia per chi mi segue su Instagram e chi su YouTube. Ho fatto anche video nella casa dove stavo a Roma, dove sono stato per un mese, in zona Ponte Milvio. Tanto non ci sto più, quindi non mi vedete neanche più a cercare. Però quella casa, ragazzi, è veramente un buco di culo, perché c'era la cucina, il bagno con la camera sopra, quindi sostanzialmente non è che potessi fare nessun tipo di video, perché tutta la strumentazione che mi serve per il gaming non entrava manco nella casa. Quindi ho fatto quello che ho potuto, ho registrato i post partita degli europei, ho registrato anche il video celebrativo della vittoria degli europei, e grazie a Dio. Ma da oggi, ragazzi, finalmente ho una casa molto più grande. Mi sono trasferito appena fuori Roma, dove si sta un pochino meglio, e nella casa grande ce l'ho fatta a dedicare una stanza intera, ossia questa, solo ed esclusivamente al gaming. Il rumore che sentite sotto è uno la Play, l'altro Johnny il ventilatore, perché ragazzi fa un caldo che se muore. E poi non voglio aprire la finestra, perché tipo le 10:30 di sera non sarebbe tanto comodo. Tra le mie domande che mi possiate fare, perché Adri porti un gameplay di un amichevole? Perché ragazzi, sostanzialmente il calcio non ci sta dando un cazzo ultimamente. A parte il torneo delle Olimpiadi, che secondo me il torneo di calcio delle Olimpiadi è una cagata pazzesca. A parte che siamo già alla finale, quindi non avrebbe piuttosto senso. Almeno mi tengo attivo con qualcosina da portare, e oggi vi porto questo. C'è ancora qualche amichevole, tra l'altro il Madrid-Milan, che è un mini trofeo da quel che so. Mi piacerebbe anche portarvi, semmai domani o dopodomani, il pronostico di quella partita. Ne approfitto per dirvi, prima di passare al gameplay, che ho sospeso le live su Twitch da un pochino di tempo, e il motivo per cui l'ho fatto è che ho bisogno assolutamente di un upgrade di setup, perché streamavo col Mac, la qualità non era eccezionale, chi mi segue su Twitch lo sa, chi ha visto anche recap su YouTube, soprattutto delle VL, lo sa, e ho bisogno assolutamente di un setup fatto molto meglio di questo. Quindi aspetto ancora un mesetto e mezzo, cerco di potenziare il mio computer e poi di poter andare a spaccare culi su Twitch di nuovo, anche perché ci sono diversi videogiochi che dobbiamo ancora finire. Detto questo, ragazzi, change un attimo e passiamo al gameplay. A few moments later. Ok, questa maglia, ragazzi, l'ho usata tipo per tantissimi video che ho fatto. Già se andate a pescare il video di FIFA 18, io indosso questa maglia, anche perché è della stagione 15-16, quindi per forza, prima ancora che aprissi il canale. E quindi, ragazzi, linea a PES 2021, con il nuovo aggiornamento maglie, andiamo a giocarci in santa pace questo West Ham-Atalanta. Diciamo che santa pace finché non inizia la partita, perché poi sapete sempre, ragazzi, come va a finire. Lascio a voi, sapete già, ragazzi, quello che succede. Vediamoci anche un attimo l'atmosfera, signori, e niente. Ok, questo dovrebbe simulare il London Stadium, e devo essere sincero, lo ricorda anche abbastanza bene, che è lo stadio olimpico di Londra, dove si è trasferito in pianta stabile West Ham da ormai due o tre stagioni, mi pare. Segue il calcio inglese, ma non così in maniera tanto assidua, ecco. Anche con le squadre con le nuove maglie, avevo già pubblicato un video di Milan-Inter con le nuove maglie, l'avevo fatto tipo verso fine giugno, più o meno. E oggi, ragazzi, formazioni sperimentali: Areola, Creswell, Vey, Raed, Diop, Kufal, Rice, Susek, Benarma, Lanzini, Antonio, Xande, Silva. Per il West Ham ho voluto mettere in campo tutti i nuovi acquisti di entrambe le squadre. Infatti Atalanta va in campo con Musso, Lovato, Heinreich, Toloi, Pezzella, D'Arriva, Carraro, Del Prato, con l'emulatore Cabezas, gli altri tutti in panchina. Anche se sappiamo che Malinowski è infortunato e salterà le prime 2 gare di campionato, ricordatevelo. Detto questo, noi scegliamo l'Atalanta e magari i pezzi forti li inseriremo nel secondo tempo, tanto ce ne sarà bisogno. Bello, l'ho visto, l'ho visto, l'ho visto, l'ho visto! Oh, ero là!
Ragazzi, purtroppo oggi avremo a che fare con un portiere che chi gioca alla VL come me e chi mi segue lo sa, ci ha sostanzialmente fatto bucare i muri lanciandoci il joystick contro. Perché Areola, Areola ragazzi, Areola che è il portiere ufficialmente più buggato di FIFA 21. E oggi abbiamo deciso di fare un'attività kamikaze e di avercelo contro. Fantastico, fantastico, fantastico. In questa Atalanta vedo molto un Milan di giocatori scarsi sostanzialmente, che quando arrivano in area non sanno cosa cazzo fare. Mi ricorda molto molto il mio Milan. Ma va bene così. T'ho visto. E dai, e cazzo. Cioè, ma ti rendi conto che sono così disperati che mettono la marcatura stretta? Carraro, Musso. Però mo ce ne devi andare, sto già parlando romano, ragazzi, ce ne devi andare, lo so che sei un bidone dell'umido come giocatore. Ce ne devi andare. Buono! No! Chi era? Cazzo ne so chi era, ma... Ok, adesso momento di fare 6 cambi insieme, perché a PES si può fare 6 cambi, ragazzi. Dentro De Rune, dentro Zapata, dentro Ilicic, non me ne frega un cazzo, adesso si comincia a fare come dico io. Zapata, si fa già sentire. Zapata! No, devi darla a quell'altro. No, che tempo il gioco capè. Ma... Ok. Adesso mi torna tutto. Tiratore Ilicic, ovviamente, che anche Mancino. Attenzione che Ilicic a Mancino. Tanto... A sbaglio. Io lo sapevo. Sto già incazzato, raga. Oh. Vabbè, ragazzi, ho messo davanti Tumminello, ma... Cioè, è veramente... Rispetto per quel ragazzo, ma FIFA è abominevole. Ah, oh! Vabbè, qualcosa ha fatto. Tanto, raga, Areola non si passa. Sì! No! Non ci voglio credere. Raga, Areola, non lo so che... Buono? Oh, siete davanti alla porta, dai! Dai! Josip Ilicic! La sblocca al 78esimo, finalmente! Finalmente, ragazzi! Mamma mia, oh! Che sudata! E qua mi dispiace, ma il signor Areola ci fa una sega e se ne va. No, Musso, ragazzi. È per tutte le bestemmie che ha preso Areola per la partita, ragazzi. Per tutte le bestemmie che hanno fatto prendere Areola. Eccolo ancora lì. Dal fondo, dai. Oh. Se sei una brava persona gli dai giallo. Se sei una... Come no? Guardate qua come si chiudono dietro per poi ripartire. Guardateli qua, bastardi. Sono proprio inglesi, eh. Sono proprio inglesi sti qua. Attenzione. Oddio, Areola ne ha presa un'altra. Con la formazione titolare, ragazzi, sta partita era tipo 3-4-0, eh. E gli ho voluto bene perché io Zapata l'ho messo dietro le punte, che scende al 71. Perché io Zapata potevo metterlo punta e mettere anche Muriel. Invece appunto ho messo Tumminiello. No. Musso, dai. Come ti sei fatto saltare, oh? E dai, il primo pronostico di ritorno, del mio ritorno su YouTube dopo un mesetto di assenza è andato. E non posso lamentarmi, non posso assolutamente lamentarmi. Noi ci vediamo a breve. Il prossimo pronostico dovrebbe essere Real Madrid-Milan su FIFA, però questa volta, ragazzi, su FIFA. E dovrebbe uscire tra domani e domani l'altro. Lo vado a registrare, ragazzi, domattina, perché oggi sono veramente... KO. E noi ceverim entro domani, dopodomani. Have a nice day, ragazzi.
e stay tuned. Ciao a tutti.